Pace a tutti, cari fratelli e sorelle, ancora una gioia condividere la parola del Signore, perché la parola del Signore ci fortifica, come ben Alleluia. sapete, la parola del Signore ci esorta per andare avanti in questo cammino spirituale, in questo pellegrinaggio, che siamo solo di passaggio. Alleluia. E vogliamo leggere ancora, vogliamo aprire le nostre Bibbie. Alleluia, per leggere insieme il Salmo 34. Alleluia. Il Salmo 34, alleluia. Leggeremo alcuni versi di questo Salmo, che inizia così. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà Amen. sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati. Nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Amen. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Amen. Fin qui la Alleluia. parola del Signore. In questi 8 versi che faremo una meditazione, una riflessione per la gloria del Signore. Amen. Perché siamo in tempi difficili e bisogna aggrapparci, bisogna rifugiarsi sempre di più, giorno per giorno, bisogna rifugiarsi nella parola del Signore, nella sua parola, in comunione con il Signore. E il Signore ha messo nel mio cuore questo salmo ieri mentre pregavo, ieri sera, ancora stamattina, e condividerò con voi ciò che il Signore ha messo nel mio cuore. Questo è un salmo molto che deve farci riflettere, come tutti gli altri salmi, come tutta la parola di Dio, ma Amen. soprattutto questo salmo che ora condivideremo insieme, cari fratelli e sorelle, anche tu che ascolti per la prima volta. Questo salmo inizia così: Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Caro fratello, cara sorella, tu come stai benedicendo il Signore? Quando stai benedicendo il Signore? Solo quando vai culti? Solo ai locali di culto e alla chiesa, perché oggi devo dirlo e mi dispiace, purtroppo oggi molti credenti, molti cristiani vogliono benedire il Signore quando stanno ai culti, vogliono benedire il Signore quando tutto va bene, vogliono benedire il Signore quando vogliono loro, ma non è così, Amen. perché il salmista disse ed è scritto, e questo verso e questa parola vale ancora per oggi, non solo per i tempi di Davide, non solo per i tempi antichi, ma questo verso vale ancora per oggi. Io benedirò il Signore in ogni tempo, che sai che significa in ogni tempo? Quando sei a casa, quando Alleluia. sei da solo, mentre mangi, mentre ti vesti, mentre esci, mentre fai qualsiasi cosa, quello significa in ogni tempo, quello in ogni tempo, perché anche quello è un tempo, mentre mangi è un tempo, Amen. mentre esci è un tempo, Alleluia. mentre ti vesti è un tempo, mentre Gloria. ti fai la doccia è un tempo, è Alleluia. tutto un tempo, gloria al Signore, è quello che il Signore ti vuole dire, perché stai lodando il Signore, perché stai benedicendo il nome del Signore solamente quando vai ai culti. Mentre qui la parola ci insegna e dice: Io benedirò il Signore in ogni tempo. Alleluia, è tempo di risvegliarsi, Chiesa di Cristo. È tempo di cercare la faccia dell'Eterno. È tempo di benedire il Signore in ogni tempo, nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti
momenti brutti, nei momenti difficili, nei momenti di angoscia, nei momenti delle malattie, nei momenti di scoraggiamento, nei momenti di turbamento, nei momenti dove sembra che tutto il mondo ci sta crollando addosso, lì dobbiamo ancora di più benedire il nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Quindi il Signore ti sta dicendo proprio a te, caro fratello, proprio a te, cara sorella, io non ti conosco, ma il Signore ti conosce e ti sta dicendo, tu come stai benedicendo il Signore e quando stai benedicendo il Signore? Solo ai locali di culto? Solo ai locali di culto la domenica? Il sabato quando si fa la riunione dei giovani? Il mercoledì, il martedì? Solo lì stai lodando il Signore, solo lì stai benedicendo il Signore. E gli altri giorni per te che cos'è il Signore? Gli altri giorni per te chi è il Signore? Amen. Quando sei da solo, quando sei al lavoro, quando sei a casa, quando sei con le sorelle a prenderti il caffè, per te chi è il Signore? Alleluia! Chi ha orecchi da dire oda, popolo del Dio vivente, chiesa di Cristo. Alleluia. È tempo di benedire il Signore in ogni tempo. Alleluia. Soprattutto ora che stiamo negli ultimi tempi, dove il Messia sta ritornando a rapire la sua chiesa, dove Gesù Cristo sta per ritornare a rapire la sua chiesa, i suoi eletti dai quattro venti. Alleluia, alleluia, alleluia. Quindi il Signore questo sta dicendo questa mattina, e questo vale prima per me, prima per me. Gloria a Dio. Dio ci deve dare grazia come a me me la sta donando. Amen. Perché fratelli, io non lo dico per vantarmi, Dio mi è testimone, io lodo il Signore in ogni tempo, io lodo il Signore quando sto bene, quando sto male, non solo quando vado ai culti. Amen. E vi dico per la gloria di Dio che il Signore mi benedice grandemente, il Signore mi riempie, perché Lui vede che io, la mia lode è sempre sulla mia bocca. Alleluia. Alleluia. Gloria. Purtroppo oggi, devo dire, anche con alcuni cosiddetti pastori, anche pastori che amano il Signore, no, va bene, ma troppo esagerato, sempre il Signore, sempre dire gloria a Dio, anche quando si fa un discorso normale. No, io l'ho sperimentato, a me mi è successo. Non faccio il nome, ma mi è successo. Vabbè, ma ora stiamo facendo un discorso normale, non dire sempre gloria a Dio. Ma non è così! Amen. Non è così, gloria a Dio! Alleluia! Perché è scritto nella parola, io benedirò il Signore in ogni tempo! E se tu sei ripieno di Spirito Santo, se tu sei in comunione con il Signore, anche mentre stai facendo un discorso, come si può dire, un discorso normale, dove non si sta parlando del Signore, in quel momento lo Spirito ti Amen. Può far benedire il Signore, Amen. Ti può far dire gloria a Dio, alleluia! Gloria a Cristo! E questo vuol dire questo verso, io benedirò il Signore in ogni tempo! Alleluia! Chiesa di Cristo, è tempo di uscire da ogni schema umano! Amen, alleluia! È tempo di uscire da ogni teologia! Amen! È tempo di uscire da ogni cosa umana! Allora, chi lo ma è tempo di seguire lo Spirito Santo! È tempo di ascoltare la voce dello Spirito di Dio! Amen. Che non ha schemi, non ha regole, ma agisce come vuole! Amen. E io ti dico una cosa, da parte del Signore, lode a Cristo. Alleluia. Se in te vive lo Spirito Santo, se tu sei in comunione con lo Spirito Santo, tu devi benedire il Signore in ogni tempo. Questo è un vero cristiano, questo è un vero figlio di Dio che ama veramente il Signore, non solo con la bocca, perché oggi molti amano il Signore con la bocca, devo dirlo, oggi molti dicono io amo il Signore, io vado ai culti, io chiamo la sorella, io sto vicino al fratello, io mi comporto bene, ma questo non è amare il Signore. Amare il Signore è quando il Signore si benedice, si loda in ogni tempo, quello è amare il Signore. E poi dopo amare il tuo prossimo come te stesso, come disse il Maestro Gesù,
Ama il Signore tuo Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. Quello è il primo comandamento, il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Amen. Quindi oggi molti cristiani, io amo il Signore, io vado a culto, o vado in messa, che alcuni ancora vanno in messa, ma che Dio possa illuminare quelle persone. Perché Gesù non è un'immaginetta, non è una statuetta, non è un pezzo di gesso, lo dice la Bibbia, no? Io, Gesù Cristo è spirito e vita, e nel Vangelo di Giovanni è scritto: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Che vuol dire in spirito e verità? Chiudendo i nostri occhi e pregando con il Signore. Ma una statua non ti ascolta, lo dice anche il Salmo 115. Amen. Questi idoli sono oro e argento, opera da mani d'uomo, statue. Hanno bocca ma non parlano, hanno occhi ma non vedono, hanno piedi ma non camminano, hanno gola ma non emettono alcun suono. Tutti quelli che li fanno sono opera di commercio, mani di uomo, fatti da mani d'uomo. Chiudo, apro e chiudo questa parentesi, ma ritorniamo sulla parola di Dio. Quindi il Signore ci sta dicendo, mi sta dicendo, tu fratello, sorella, devi benedire il Signore in ogni tempo! Non ascoltare quelle dottrine. Amen. Non ascoltare quegli uomini che dicono no. Non essere fanatico. No, solamente in chiesa si deve benedire il Signore. Ma il Signore, la chiesa siamo noi, fratelli. La tenda siamo noi. Amen. Il Signore va benedetto, lodato in ogni tempo. Alleluia. Gloria a Dio. Santo, e se tu lo stai facendo, Santo, continua a farlo. Se tu lo stai facendo, continua a farlo. Alleluia. Perché tu potrai dire, vabbè, ma tu che ne sai se non lo faccio? Gloria a Dio. Santo. Se tu lo stai facendo, continua a farlo. Però sicuramente, perché il Signore ha messo nel mio cuore, c'è qualcuno che non fa così. Alcuni fratelli, alcune sorelle, che benedicono solo il Signore quando vanno ai locali di culto. Ma Dio stamattina sta dicendo che Lui non vuole questo. Lui vuole, come è scritto nella sua parola, come è scritto nel Salmo 34, io benedirò il Signore in ogni tempo. Io, tu, come ti chiami, sorelle e fratelli? Io, Raffaele, benedirò il Signore in ogni tempo. Vicino a questo io metti il tuo nome. Io, Antonio, benedirò il Signore in ogni tempo. Io, Antonella, benedirò il Signore ogni tempo. Io, Claudio, benedirò il Signore ogni tempo. Anche se non siamo più noi che viviamo, è Cristo che vive in noi. Ma questo io che dice il salmista è per far capire che noi dobbiamo benedire il Signore, perché Cristo vive in noi. Lo Spirito Santo ci fa benedire il Signore. Non è che siamo noi, non è che sono io, Raffaele, che benedico il Signore, ma è lo Spirito Santo, gloria a Dio, che vive in me, e tramite lo Spirito Santo, tramite la potenza di Cristo, per la sua grazia che mi ha donato, allora mi spinge a lodare e a benedire il Signore in ogni tempo. Amen. In ogni tempo. Amen. Alleluia. E poi dice nel verso 2: io mi glorierò nel Signore, celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Poi dice: ho cercato ed egli mi ha risposto. Perché quando cerchiamo il Signore, Lui ci risponde sempre. Quando lo cerchiamo con tutto il cuore, anche tu che stai ascoltando per le prime volte, ti può sembrare strano ora questa predicazione, questa riflessione, ma questa è la parola di Dio. Dio sta parlando anche a te. Ti può sembrare strano perché le prime volte è ora che ascolti, ma Dio ti sta dicendo: benedici il mio nome, comincia a cercarmi, Lui ti risponderà. Amen. Qualsiasi sia il tuo problema, Lui ti risponderà, come ha fatto con me, che ero schiavo del peccato, dei vizi, ma Gesù mi ha liberato. Quando ho invocato Lui con tutto il mio cuore, Lui mi ha risposto, come dice questo verso: cercate il Signore ed Egli mi ha risposto. Come fece con me, lo può fare anche con te. Gloria a Dio. Fratello, sorella, tu ti ascolti e dice: mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Voglio dirti: qual è il tuo terrore, fratello e sorella? Qual è il tuo terrore che ti sta addormentando la mente e il cuore? Qual è il tuo terrore, dice il Signore? Qual è il tuo terrore? I pensieri? I problemi a casa, qualche malattia? Qual è il tuo terrore? Il Signore ti sta dicendo: benedici il mio nome in ogni tempo e ogni terrore andrà via nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel sangue di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Perché se devi di Cristo, tu devi avere l'autorità di sgridare ogni terrore, di sgridare ogni larrabalasciare
sgridare ogni terrore, fratello e sorella, devi prendere autorità e sgridare via ogni terrore dalla tua mente, dal tuo cuore, dalla tua famiglia, dal tuo lavoro, da ogni cosa. Devi sgridare ogni terrore, devi dire: vai via da me, terrore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel sangue di Gesù, vai via da me, terrore, vai via da me, pensiero, vai via da me, Satana, nel nome di Gesù, rama la sciamba, la passei, gloria a Cristo. E questo verso molto bello che voglio leggere anche: quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Vedete, quelli che lo guardano sono illuminati. Cosa vuole dire qui salmista? Quelli che lo guardano nel senso spirituale. Se tu guardi alla croce, se tu guardi a Cristo, se tu preghi a Cristo, tu sarai illuminato, sarà illuminata la tua mente, sarà illuminato il tuo cuore, sarà illuminato il tuo volto. Perché chi cerca trova, chi bussa sarà aperto, dice il Signore. E qui dice: quelli che lo guardano sono illuminati. E poi dice: nei loro volti non c'è delusione. Perché voglio dirti, nei veri figli di Dio, nei loro volti, sulla loro faccia, non c'è delusione. Amen. La parola è chiara. Nei loro volti non c'è delusione. Se tu stai guardando a Cristo, se tu stai guardando solo a Cristo, perché voglio dirti, se incominci a guardare al fratello, se incominci a guardare alla sorella, se incominci a guardare al pastore, se incominci a guardare la chiesa, non sarai illuminato. Nel tuo volto ci sarà sempre delusione, perché guarderai agli altri. Ma se tu, gloria a Dio, guardi solo a Cristo, se tu guardi solo alla croce, se tu stai in comunione solo con Cristo, allora lì sarai illuminato, perché questo verso lo dice: quelli che lo guardano sono illuminati. Amen. Nei loro volti non c'è delusione. Se tu stai guardando solo a Cristo, caro fratello e cara sorella, nel tuo volto non ci deve essere più la delusione. Perché se c'è la delusione, significa che c'è qualcosa che non va. E questo lo sa il Signore. E lo sai anche tu dentro di te. Ma se preghi, il Signore ti libera, mette via il terrore, ti illumina la tua mente, il tuo cuore. Perché? Voglio sottolineare questa cosa. Nei figli di Dio non ci deve essere delusione sul loro volto. La delusione sta sugli uomini che non conoscono il Signore. Anche se in apparenza possono avere un bel sorriso, ma dentro il loro cuore c'è l'amarezza, perché non hanno Gesù, hanno un cuore di pietra, un cuore indurito, un cuore oscuro, tenebrato, come la loro mente. Ma se tu sei un figlio di Dio, a parte il tuo cuore che deve essere illuminato, ma anche il tuo volto deve essere illuminato. Se tu sei un figlio di Dio non ci può essere la delusione. Puoi avere tanti problemi che vuoi tu, tante situazioni brutte, ma se tu sei un vero figlio di Dio e ami il Signore e sei in comunione con il Signore, e come dice il primo verso, che benedice il Signore in ogni tempo, il tuo volto non può essere deluso! Ascolta! Se hai qualche delusione questa mattina, ora pregheremo insieme, faremo una preghiera, che ogni delusione vada via dal tuo volto, che ogni delusione vada via dal tuo cuore. Prega insieme a noi, prega, Padre, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, voglio pregarti, no, per ogni sorella, Signore, per ogni fratello che sta ascoltando questo messaggio, no, Padre, ancora, no, Signore, prego per loro, che ogni terrore vada via, nel nome di Gesù. Padre, che ogni delusione dei loro volti vada via, 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia, sorella, rialzati, fratello, rialzati, alleluia, perché il Signore ti vuole illuminare, il Signore ti vuole liberare, il Signore ti vuole purificare, il Signore ti vuole guarire, alleluia. Prega insieme a noi, digli in questo istante: Padre, illumina il mio volto, Padre, metti via delusione, Padre, liberami da ogni male, Padre, liberami da ogni terrore del nemico, Padre, nel nome di Gesù Cristo, diglielo. Nel nome di Gesù, Dio, Padre, metti la luce nel mio volto, Padre, fammi guardare solo a Cristo, non mi far guardare al fratello, non mi far guardare alla sorella, non mi far
fa guardare al pastore. Signore, ma fammi guardare solo a te. Abbatti ogni muraglia. Fammi guardare solo a te. Fammi guardare solo a te, Signore, diglielo, alleluia, 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 nel nome di Gesù. E per certo il Signore ti illuminerà, il Signore ti libererà da questa situazione, da questa angoscia, come disse il salmista: ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto ed egli mi ha liberato. Alleluia, cerca il Signore, anche tu che ascolti per la prima volta, invoca il Signore Gesù e Lui ti libererà, Lui ti risponderà. Alleluia, nel nome di Gesù. Padre, libera. Padre, spezza ogni catena. Amen. Padre, spezza ogni legame. Alleluia. In questo istante, chiunque stia ascoltando, nel nome di Gesù, libera.